Genio artistico dall'estro creativo o professionista dalla solida competenza? Archistar o tecnico di provincia? Ma la più bella è: sei architetto di interni o di esterni? Per gli addetti ai lavori queste cose hanno poco senso, ma per la gente comune si tratta di coppie di termini che sono vissute come contrapposte. Oggi la figura dell'architetto soffre di un problema di collocazione all'interno dell'immaginario della nostra società. Spetta a noi architetti riprenderci il ruolo di questa figura professionale così incredibilmente complessa, non solo quindi con una doverosa preparazione tecnica, ma anche artistica e, più importante di tutto, relazionale. Buongiorno. Mi chiamo Corrado Ruggeri e ovviamente sono un architetto. Questa è la mia casa che, come potete vedere, è in ristrutturazione. Qui ho potuto applicare le conoscenze che ho acquisito nel master su edifici a bassissimo consumo energetico che ho fatto a Bolzano, ma soprattutto ho potuto applicare quella che è la particolarità del mio metodo di lavoro, totalmente incentrata sul cliente, sui suoi modi di vita e sui suoi sogni. Il cliente che si rivolge ad un architetto cerca infatti qualcosa in più di quattro muri, vuole una qualità che molto spesso non è nemmeno in grado di definire: bellezza, funzionalità, benessere, sostenibilità. A volte si tratta solo di uno di questi aspetti, a volte di tutti questi messi assieme. In ogni caso spetta a noi dare risposta e il committente esige autenticità. Non intesa come originalità del risultato, questo potremmo quasi darlo per scontato, ma come originalità della propria esperienza, come aderenza di questa ai propri bisogni più autentici, alla propria sensibilità, alle proprie emozioni, ai propri sogni. Tutto ciò è possibile solo se recuperiamo quel rapporto unico che unisce il committente con l'architetto e che li fa diventare padre e madre di un'opera condivisa, una relazione il cui frutto può davvero cambiare la vita. Perché in fondo il nostro vero lavoro non consiste nell'edificare i muri, ma nel dare alle persone i luoghi e gli spazi in cui possano vivere la loro vita migliore.